Un saluto a tutti voi, bentrovati a un nuovo confronto con i candidati consiglieri in vista delle elezioni regionali del 25 febbraio. Oggi un confronto, anche oggi un confronto tutto algherese. Sono con me Francesco Marinaro, candidato con i riformatori sardi a sostegno del centrodestra e di Paolo Truzzu presidente, e poi c'è Valdo Dinolfo, candidato invece con Uniti per Alessandra Todde, quindi a sostegno della coalizione del capolargo di centro-sinistra. Allora iniziamo subito, rompiamo un po' il ghiaccio con i miei ospiti, ai quali chiedo, lo sto chiedendo un po' a tutti, qual è la loro visione di Sardegna e soprattutto la loro visione del nostro territorio di Alghero. Inizio Allora, io, Francesco Marinaro, sì. buongiorno, grazie per l'invito, mi fa molto piacere poter illustrare agli ascoltatori l'idea di Sardegna che abbiamo noi come centrodestra e l'idea di Sardegna che abbiamo noi in particolare come riformatori, quell'idea che abbiamo di sviluppo del nostro territorio, che è ovviamente quello che chiediamo di poter rappresentare in Consiglio regionale nella prossima tornata. La Sardegna non può che valorizzare ciò che è, quindi la sua storia, la sua cultura, la sua agricoltura, la capacità agroalimentare di trasformare i prodotti della terra in prodotti di qualità da esportare in tutto il mondo, ma oltre il Tirreno, ma in tutto il mondo. Ha ovviamente tutela dell'ambiente, capacità di rinnovarsi per quanto attiene la produzione di energia utilizzando la materia prima che noi abbiamo, il sole e il vento, in maniera attenta, in maniera oculata, senza compromettere il territorio. Abbiamo bisogno di una sanità efficiente, abbiamo bisogno di collegamenti che consentano a noi sardi e a qualsiasi cittadino italiano, europeo, di viaggiare a tariffe competitive per raggiungere la nostra isola. Abbiamo bisogno di tecnologia, quindi di sviluppare tutte le moderne conoscenze. Abbiamo bisogno di finanziare l'Einstein Telescope, che sarebbe un salto straordinario per quanto riguarda la qualità della vita dei sardi, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo sociale, sia sotto il profilo culturale. Si prevede, ove andasse in porto la candidatura del sito di Lura, per questa grande iniziativa europea, la previsione di occupare 30.000 persone. 30.000 persone che ovviamente arriverebbero da tutta Europa, ma che darebbero alla Sardegna la possibilità di crescere in maniera esponenziale sul piano delle relazioni sociali, sul piano economico e sul piano culturale. Perché noi dobbiamo agganciare il futuro, quindi la tecnologia non è una nostra, non è come l'intelligenza artificiale, non sono elementi da escludere da un progetto di sviluppo della nostra isola. Quindi questi sono gli argomenti principali che toccano la visione della Sardegna che noi riformatori abbiamo. E soprattutto noi sin dal 2017 abbiamo avviato quel importantissimo progetto di valorizzazione del patrimonio storico nuragico. E stiamo arrivando a destinazione per quanto riguarda il riconoscimento come beni UNESCO, quindi beni dell'umanità. E anche lì ci sarebbe una grande ricaduta economica, una grande ricaduta culturale, che è associata poi all'implementazione dell'agricoltura. Poi parleremo anche eventualmente dei problemi specifici dell'agricoltura, possono dare risposte occupazionali a quei paesi dell'interno che vivono il fenomeno dello spopolamento. Dobbiamo prestare molta attenzione, essendo un'isola, alle marinerie locali, alla pesca, alla salvaguardia delle coste, all'implementazione del turismo. Insomma, sono tanti gli argomenti di cui noi intendiamo occuparci. Per quanto riguarda Alghero, quattro cose fondamentali. Sanità è al primo posto. Noi dobbiamo riordinare, il sistema sanitario locale per dare risposta a tutti gli utenti della sanità a livello non solo cittadino, ma a livello territoriale. Alghero è un bacino di riferimento, l'ospedale di Alghero è di riferimento per un bacino di circa 80.000 persone e questo numero si accresce in modo esponenziale quando nella stagione turistica arrivano ospiti da oltre Tirreno.
Quindi sono questi gli argomenti, questo è l'argomento principale. Poi noi abbiamo delle incompiute ad Alghero, storicamente. Sono il Palazzo dei Congressi, che secondo me deve avere una vocazione più ampia, deve essere riferita a tutto il territorio, deve essere una struttura che deve servire a tutto il territorio della nostra circoscrizione, all'area vasta, e quindi metterlo a disposizione delle scuole, investire in quella struttura per recuperare spazi da destinare al teatro, alla musica, ai giovani, un'area museale, insomma cercare di sfruttarlo al meglio, ma non soltanto per la cittadinanza algherese, ma deve essere un riferimento per tutto il territorio della provincia di Sassari. Abbiamo anche da realizzare la cittadella sportiva. Noi nei fatti abbiamo già una cittadella sportiva, con un piccolo investimento regionale o da ricercare sui fondi del PNRR, noi potremmo completare una struttura importantissima da offrire non solo agli algheresi ma a tutto il territorio, alle scuole, quindi sarebbe anche opportuno offrire alle scuole una struttura dove i ragazzi possano incontrarsi nelle ore diverse da quelle tradizionali per poter svolgere le loro attività. E poi abbiamo il porto. Il porto oggi non produce una struttura che è costata tanto e non produce in termini economici di ricadute e servizi quello che ci si attendeva. Insomma, sono delle potenzialità inespresse che oggi bisognerebbe superare. Va bene, abbiamo fatto tanti argomenti, poi cercheremo ovviamente di sviscerarli un po', perlomeno i principali nel corso di questo confronto. Adesso chiedo a Valdo Di Nolfo qual è la sua visione, la visione della lista per la quale corre e più in generale della coalizione, la sua visione di Sardegna e del nostro territorio. Esatto, la visione del nostro territorio. La prima risposta è che il nostro territorio, il Nord Sardegna, il nord-ovest della Sardegna, deve riuscire a tornare a contare a Cagliari. Quando mi si chiede qual è la tua visione della Sardegna, io voglio una Sardegna egualitaria. Voglio una Sardegna in cui il Nord Sardegna conta esattamente quanto la città di Cagliari. Ma il centrodestra candida invece come presidente della regione il sindaco di Cagliari, fate voi le differenze. C'è chi pensa che Cagliari deve primeggiare sempre e comunque, io invece sogno una Sardegna egualitaria in cui i diritti sono uguali per tutti i cittadini e tutte le cittadine sarde. E in particolare nel Nord Sardegna e nel Nord Ovest, il nostro territorio. Ed è da questo punto di vista credo che sia semplice. Troppo semplice fare la lista della spesa, però dobbiamo anche ricordarci chi fino ad oggi ha amministrato e governato questa regione e dobbiamo anche ricordarci che se siamo in queste situazioni, nel Nord Sardegna lo dobbiamo anche e soprattutto a chi finora ha governato e che si ricandida a governare, quindi parlo del centrodestra, parlo di Solinas e parlo di Truzzo. Questo territorio è abbandonato a se stesso negli ultimi 5 anni, è stato abbandonato a se stesso. Le priorità non può che essere la sanità, ma credo che i nostri ascoltatori, che le nostre ascoltatrici, che ringrazio per l'attenzione, hanno ben chiara la situazione in cui questo territorio è sprofondato, l'isolamento in cui questo territorio è stato accompagnato dal centrodestra. Se mi posso riferire ai cittadini e alle cittadine algheresi, sanno benissimo la situazione in cui la sanità è stata fatta sprofondare da questo centrodestra. Un ospedale che lavora a mezzo servizio, dopo le 20 in questa città non ci si può più ammalare perché non trovate pediatri, in ospedale non trovate cardiologi, il punto nascita è chiuso, per la prima volta nella storia dell'ospedale Alghero il punto nascita è chiuso, e allora queste situazioni gridano vendetta con una nuova politica della sanità che non può essere affidata a chi l'ha fatta sprofondare in questa situazione. E deve partire davvero da 3 concetti. La sanità deve essere pubblica, tagliare immediatamente il 20% che viene dato dai soldi pubblici alla sanità privata, perché la sanità deve essere pubblica di tutte e di tutti e sicuramente di qualità. Mobilità. L'aeroporto di Alghero è, come voi ben sapete, ci andate oggi, partono 4 voli.
è tutto in continuità territoriale. Abbiamo necessità di mettere a sistema la mobilità dei trasporti in Sardegna e Alghero deve fare la propria parte, deve farla con forza. E non esclusivamente in stagione estiva, parlo del diritto dei sardi a muoversi prima del diritto dei turisti a venire in Sardegna che è sacrosanto. Siamo un'isola e pretendo dalla Regione Sardegna che affronti la questione come se avessimo delle autostrade dell'aria. Questo pretendo per la Regione Sardegna, il diritto ai sardi alla mobilità. Andiamo avanti, davvero sarò breve perché credo di essere stato un po' lungo. Il diritto alla casa. La Regione Sardegna, in particolare le comunità che vivono nei territori turistici, soffrono, soprattutto la mia generazione, ma anche quella più piccola, della mancanza del diritto alla casa. Serve un piano straordinario per il diritto alla casa nei comuni turistici. Questa Regione Sardegna, chi ha governato già in questi 5 anni, Truzzo e Solina, se ne sono assolutamente dimenticati. Abbiamo necessità di dare il diritto alla casa ai cittadini sardi. E chiudo parlando ovviamente anch'io di sport, è un tema che seguo e che, sul quale lavoro tanto. Abbiamo necessità di un investimento fondamentale da parte della Regione Sardegna sulle strutture sportive. Non devo raccontare io la situazione algherese con società sportive che sono costrette ad andare a giocare fuori dal proprio territorio, ma questo è dovuto a una politica clientelare di chi ha gestito le opere pubbliche nella regione Sardegna. Mi dispiace dirlo all'amico Francesco Marinaro, ma è proprio il suo partito, il Partito dei Riformatori Sardi, che ha gestito le opere pubbliche in Regione Sardegna negli ultimi 5 anni. Ricordiamo i candidati che, se lo richiedono, possono avere il diritto di replica. Sì, grazie Stefano. Dunque, per quanto riguarda la sanità, vado per ordine, volevo ricordare a Valdo che la prima riforma che poi è stata smontata dallo stesso centro-sinistra è stata fatta dall'assessore Arru della giunta Pigliaru, che ha costituito l'ATS, che è stato subito dopo smontato, dietro richiesta anche di Zedda, che allora era sindaco di Cagliari. Quindi si è tornati alle ASL per poter dare risposte, diciamo, adeguate alle singole realtà territoriali che troviamo in Sardegna nel campo della sanità. Quindi non è vero che sia stato il centrodestra a mobilitare la sanità pubblica, ma sono stati i tagli della Dirindin all'epoca di Soru, confermati da Arru all'epoca di Pigliaru. Il centrodestra ha rimesso insieme un quadro che era disastroso, anche con la collaborazione in consiglio regionale di una parte del centro-sinistra, che ha collaborato alla ulteriore riforma della sanità a sopprimere l'ATS e ricostituire le aziende sanitarie locali. Il problema della casa invece è un problema sentito. Noi come riformatori abbiamo sempre lavorato in questa direzione, riteniamo, l'ho detto anche in altre occasioni e credo anche nell'intervista che è stata fatta qui qualche giorno fa a Catalan TV, che occorre potenziare e implementare il fondo regionale per l'edificazione di alloggi da assegnare alle famiglie in difficoltà, ai giovani. Quindi è un problema che io non ho enunciato, ma che effettivamente sentiamo tanto anche noi. Per quanto riguarda la gestione delle opere pubbliche, fai riferimento a Salaris come assessore regionale, che è stato l'assessore regionale prima alle opere pubbliche e agli enti locali. Io non credo che sia stato fatto clientelismo per quanto riguarda le opere pubbliche. Le opere pubbliche servono a tutti e si realizzano per tutti i cittadini, non solo per una parte politica. Quindi non condivido questo giudizio di Valdo, che mi sembra ingeneroso rispetto a chi comunque si è speso per la Sardegna. Ricordiamo, sono ammesse anche le controrepliche, se sarò velocissimo, procediamo all'altra. Grazie Stefano. Guarda, io da questo punto di vista ho la
l'approccio di non guardare mai dallo specchietto retrovisore, credo che faccia venire torcicollo, credo che bisogna guardare avanti. Ero contrario a quella riforma di cui parlava Francesco, quella proposta dall'ex assessore Arru, e l'ho sempre detto, mentre ovviamente mi sembra che la situazione odierna non ha avuto sicuramente contrasto da parte del centrodestra, anzi l'ha costruita dal punto di vista della sanità, l'ha costruita e si è arrivato nel punto più basso della sanità in Sardegna in questo determinato periodo. Non è mai successo che non ci fossero cardiologi dopo le 20, non è mai successo che non ci fossero pediatri dopo le 20, non è mai successo che il punto nascita fosse chiuso. Guardare dare responsabilità agli altri è sempre semplice, ma credo che la soluzione odierna ha dei responsabili e si chiamano Solina, Struzzo e tutti i partiti del centrodestra. Concludo, concludo sulle questioni opere pubbliche. Credo che questo territorio, il territorio di Alghero e l'Interland, da questo punto di vista abbia sofferto molto nell'ultimo periodo. Io credo ancora una volta che bisogna far sì che i finanziamenti arrivino a tutti i territori, non solo quelli di competenza, perché poi diventano bacini elettorali. Questo dicevo in modo molto più sintetico, ma questo era quello che volevo dire prima. Abbiamo per esempio necessità di un sistema di trasporti tranviario tra Alghero, Sassari e Porto Torres che non esiste. L'aeroporto non è collegato dal sistema dei trasporti su rotaia, forse l'unico in tutta Italia. Bene, in questi 5 anni c'erano diversi progetti, uno addirittura è scritto nero su bianco su una legge regionale. Quando dico che si sono fatte altre scelte, magari è ingeneroso dire per situazioni clientelari, però diciamo che sono stati spostati, si è stato preferito utilizzare dei fondi per altri territori rispetto a questo territorio. E Alghero, Sassari, Porto Torres, Città Vasta, con l'aeroporto al centro, il sistema di trasporti ha necessità di opere pubbliche. Noi le faremo, loro avevano la possibilità, non le hanno fatte. No, volevo soltanto dire un flash, perché sennò sì, poi non riusciamo. Chiedo scusa, no, il problema del numero dei medici, che è un problema che nasce da una programmazione sbagliata negli anni. Oggi mancano i medici e se non porremo rimedio ci sarà un problema nei prossimi anni. Leggevo notizia di stampa di oggi che nel 2027 andranno nuovamente in pensione tantissimi medici di base e non siamo in grado di sostituirli, quindi bisogna correre ai ripari e rimediare gli errori del passato. Il passato bisogna guardare in maniera critica per evitare di ripetere gli errori, implementando il numero delle iscrizioni nella facoltà di medicina. Oggi bisognerà rivisitare insomma quella scelta, che è una scelta infelice, che non appartiene certo al centrodestra. Poi Struzzo in questi 5 anni meschino ha fatto il sindaco di Cagliari, non c'entra niente con la gestione regionale. Quindi diamo le responsabilità, se vogliamo darle, a chi ha gestito la regione, se vi sono queste responsabilità. Ma lasciamo da parte Paolo Struzzo, che ha ben governato Cagliari, ci sono tante opere in corso, quindi non è certamente responsabile delle scelte regionali per chi le critica. Ovviamente. Ok, allora nei vostri interventi avete affrontato insomma vari temi, ma va bene così, perché è giusto anche confrontarsi su diversi aspetti. Io però adesso vorrei affrontare con voi un tema che penso insomma vi sia particolarmente a cuore, considerando anche insomma la vostra storia, le politiche per i giovani. Cosa si può fare per i giovani sardi? Troppi giovani lasciano la Sardegna. Partiamo da Francesco Marinaro, allora, e poi proseguiamo. Sì, credo che il dato sconfortante è che proviene da una indagine condotta in questi giorni dall'Università di Cagliari, è che 7.000 ragazzi nell'anno accademico 2023, 7.000 ragazzi sardi sono andati a studiare in continente e abbandonato le università locali. E ciò che è più grave è che il 65% di questi 7.000 ragazzi che hanno lasciato la Sardegna soltanto nell'anno accademico 2022-23 non rientreranno in Sardegna. Questo per mancanza di prospettive, per mancanza di fiducia, per mancanza di possibilità di avere un posto di lavoro e una casa. Allora, io penso che si debba, come dicevo prima, agganciare lo sviluppo della Sardegna al recupero dei mestieri tradizionali, partendo da un'agricoltura moderna,
ma agganciando anche e soprattutto lo sviluppo culturale dell'isola e poi agganciarsi alla tecnologia che oggi è diffusa dappertutto. Noi abbiamo la possibilità di vivere in un paradiso terrestre, di essere connessi col mondo, di poter lavorare sul web, quindi sviluppare tutte queste opportunità che diano la possibilità ai ragazzi sardi di rientrare in Sardegna e insomma sviluppare la loro vita nella regione che credo che loro amino. Allora è importante dare agevolazioni sul piano dell'acquisto della prima casa, e mi ricollega con la considerazione che condivido di Valdo, dargli dei contributi per quanto riguarda l'incentivazione all'avvio di imprese innovative e creare infrastrutture che possano interconnettere tutte le città della Sardegna, quantomeno le principali, attraverso la ferrovia, attraverso strade più moderne, per fare in modo che la Sardegna diventi una grande area metropolitana, interconnessa, ci possono essere scambi. E questo genera economia, genera posti di lavoro e soprattutto nei giovani che sono votati a staccarsi a non avere il lavoro sotto casa, ma ad essere dinamici, è una grande opportunità. Quindi è chiaro che il progetto di sviluppo della Sardegna, che nei prossimi 5 anni dovremo andare ad affrontare, focalizzandoci sui giovani, non può che avere queste caratteristiche. E credo che sia fattibile, sono stati già programmati dei fondi, bisognerà partecipare ai bandi che verranno realizzati con idee e con programmi che siano all'altezza delle aspettative dei sardi. Questa è una partita fondamentale, quella di saper mettere a terra tutte le risorse che stanno arrivando proprio nelle infrastrutture a favore dei trasporti interni, non solo del problema dei collegamenti dall'isola con il resto del continente, che è un'altra questione, ma io penso che i giovani abbiano bisogno di una Sardegna moderna che sappia valorizzare la sua cultura attraverso, torno a dire, il progetto della valorizzazione del patrimonio nuragico, quindi del suo patrimonio culturale, immenso patrimonio culturale, ma accanto all'agricoltura, alla pesca, all'industria, ovviamente alla chimica verde, a tutte queste opportunità che ci sono, ma soprattutto una Sardegna moderna dove magari è possibile raggiungere Sassari da Cagliari, viceversa in un'ora e 45, Olbia collegare alla nostra, sono d'accordo su quelle considerazioni che faceva Valdo. Adesso ci sono le risorse economiche, io credo che l'unica politica capace di mettere a terra queste risorse e di essere concreto è tradizionalmente il centrodestra, guidato da Paolo Truzzu, che come sindaco di Cagliari ha dato la capacità di essere estremamente operativo e quindi di avere una visione strategica importante e soprattutto di saperla realizzare. E credo che questa capacità debba essere messa al servizio della Sardegna in funzione anche della possibilità di riportare i giovani che oggi vivono fuori o che già vivono in Sardegna qui da noi per avere la possibilità di una crescita economica, personale, insomma svolgere la loro vita qui in Sardegna. Vado di nuovo, quali ricette per cercare di trattenere tra virgolette i nostri giovani, quali le politiche da attuare? Ma io credo che la prima cosa da fare da questo punto di vista è restituire ai giovani il diritto al voto. In questo momento la Regione Sardegna vieta il diritto al voto a tutte e tutti i sardi che vivono fuori dalla Sardegna, i giovani che studiano fuori dalla Sardegna, i giovani trasfertisti che lavorano fuori dalla Sardegna hanno questo diritto negato. E allora spiegatemi come possiamo noi parlare di politiche giovanili se ai giovani togliamo il primo diritto, quello al voto, davvero. Questa cosa grida ancora una volta vendetta, serve una normativa per dare la possibilità agli studenti sardi, ai lavoratori sardi, ai giovani sardi che vivono fuori di tornare in Sardegna per aspettare il diritto al voto, con un rimborso totale del 100% della spesa, la possibilità e il diritto di farlo in giornata e magari finalmente nel 2024 la possibilità anche di votare fuori sede, perché oltre ai costi economici per venire in Sardegna ci sono
anche i costi sociali della mancanza, insomma, del doversi prendersi le ferie da lavoro, dove staccare dall'università in piena sessione di esami. Credo che questa sia la prima cosa che noi dobbiamo fare. Dopodiché, se posso permettermi, io credo che abbiamo necessità, credo che sia fondamentale oggi la creazione di un'agenzia sarda per l'innovazione. In questo momento i sardi si formano in giro per l'Europa, per l'Italia e per il mondo. Dobbiamo dargli la possibilità di tornare in Sardegna e di portare le loro idee, le loro visioni di innovazione della Sardegna nella loro terra, nella terra che amano, e metterle a servizio per la loro terra. Io credo che non è vero che la coperta è corta, parlo della coperta dei finanziamenti, parlo delle leggi finanziarie, ma è anche vero che abbiamo visto davvero tutta una serie di finanziamenti buttati da questo centrodestra negli ultimi 5 anni, senza ricordare, insomma, i famosi milioni di euro per gli staff del presidente. Però, insomma, davvero abbiamo bisogno di creare un'agenzia per l'innovazione della Sardegna. Non voglio essere lunghissimo, credo che ci sia da fare tantissimo, ad esempio, sulla cultura. Io credo che i giovani da questo punto di vista siano fondamentali. Bisogna rivedere la normativa sulle attività culturali in Sardegna, basta anche da questo punto di vista clientele. Un dato: il 92% dei finanziamenti alla cultura in Sardegna viene dato fuori norma, viene dato con gli emendamenti alla legge finanziaria, gli emendamenti alla legge omnibus, in cui ogni partito di maggioranza fa la sua piccola clientela. Credo che questo deve finire, bisogna mettere a sistema una nuova legge regionale sulla cultura. E quindi faccio sintesi, Stefano, se me lo permetti: sì, diritto al voto per i giovani, studenti e lavoratori fuori sede, una nuova la nascita dell'agenzia per l'innovazione della Sardegna, e 3, una nuova normativa sulla cultura che metta al centro i giovani. Sì, mi dice il nostro regista che abbiamo praticamente concluso, quindi vi chiederei proprio come facciamo con tutti i candidati, un appello. Iniziamo da Francesco Marinaro e poi proseguiamo con Valdo Ninolfo, perché i cittadini algheresi e non solo dovrebbero dare la preferenza a voi. Per la concretezza del nostro progetto di sviluppo della Sardegna, per la capacità di realizzarlo, per la voglia di farlo, per l'entusiasmo col quale il centrodestra affronta la responsabilità di governo, in mezzo alla gente, con le persone, ad ascoltare i problemi che ci sono nelle varie categorie, nei vari comparti che vivono quotidianamente le persone. Quindi una garanzia di buon governo, questo noi del centrodestra, guidato da Paolo Druzzo, siamo in grado di assicurare ai sardi. Paolo. Beh, io credo che il cambiamento oggi sia sempre più necessario. In questi 5 anni hanno portato questa terra, la nostra Sardegna, all'isolamento. Capisco benissimo che mettere in campo nuovi candidati come Paolo Truzzo o Francesco Marinaro possa sicuramente servire, ma sono uno specchietto della lodola. È come mettere il profumo su qualcosa che ha invece un odore di stantio. Il profumo poi svanisce e si ritorna agli stessi artefici della distruzione del Nord Sardegna. Il Nord Sardegna, credo che sia fondamentale da questo punto di vista. La preferenza per me è una preferenza per il Nord Sardegna, che deve crescere e recuperare quel gap nei confronti del sud della Sardegna. Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ovviamente questa cosa la pensa in modo completamente contrario, penserà a Cagliari perché da là arriva. Concludo dicendo che la preferenza nei miei confronti è una preferenza per Alghero, per questo nostro territorio. La legge elettorale è molto chiara: votate, sostenete
niente, date le preferenze ai cittadini e alle cittadine algheresi candidate e, se mi posso permettere, date la preferenza ai più giovani. Credo di essere il più giovane in questa campagna elettorale algherese, più giovane in questa campagna elettorale candidato. Grazie allora Francesco Marinaro e a Valdo di Nolfo, credo che abbiamo leggermente sforato. Grazie ovviamente come sempre al nostro regista Roberto Lampis e grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo nei prossimi confronti per le elezioni regionali del 25 febbraio.